L'immagine che stiamo vedendo ci riporta a un momento straordinario, Renzo. È l'immagine di Giovanni Paolo II che raggiunge in carcere il suo attentatore e gli concede il perdono. Ma insomma, 3 ore dopo l'attentato io ero a Istanbul. Siamo andati a casa della mamma della Ria, già in aperta campagna, una casa con i mattoni forati ancora scoperti, perché non c'era ancora, e con un tetto di plastica, e non aveva neanche le porte, aveva le tende, e dalle tende si vedeva che erano corte e che sotto non c'era il pavimento, era sterrato. Uscita questa donna, e ho detto: che cosa volete da me? Tuo figlio lì ha sparato per uccidere un uomo fedele al mondo. Lei crede che abbia capito che aveva sparato a Khomeini, ed era certa che per quei meccanismi lì Khomeini l'avrebbe ucciso. Dice: ma è Khomeini? No, è l'uomo che rappresenta la fede, ma è a Roma. Come si chiama? Papa Giovanni Paolo II. Ha capito? E dice: ma io a quest'uomo ci voglio parlare. Beh, facciamo così, scriviamogli una lettera. Non so scrivere. Beh, tu dimmi delle cose e io provo a scrivertele. E dice: sì, guarda, io sono una povera contadina e sono la mamma di Ali. Anche tu, che sei l'uomo di grande fede, hai una mamma, di sicuro. E le mamme sanno come ci si comporta quando i figli fanno del male. Questa è la mamma di Ali che ti chiede di incontrarla, perché sono sicura, anzi lo spero, che la vendetta non arrivi a te, perché sei un uomo di fede. E io voglio incontrarti. Io l'ho portata al cardinale Casaroli, quando sono tornato a Roma. Il cardinale Casaroli, quando è stato meglio, il Santo Padre gliel'ha data, e è arrivato l'invito: portacela questa donna. L'ho portata, hanno parlato a lungo un po', poi lui è andato in carcere, e devo dire che l'uomo che ha sparato per ucciderlo è stato perdonato da Papa Wojtyla. Io ce l'ho messa tutta, ma l'ha fatto tutto lui. E questa è una testimonianza, la prova di una grande misericordia, e noi proprio anche con le parole di Papa Francesco, che ci invita a vivere questo straordinario giubileo nella gioia della misericordia del Padre, apriamo questa nostra 11ª edizione con la gioia delle note del Maestro Monsignor Marco Frisina, che apre la nostra 11ª edizione. Buonasera, maestro, che gioia, grazie, maestro Marco Frisina, l'orchestra straordinaria Fidelis ed Amati, il coro della Diocesi di Roma, e abbiamo aperto, maestro, con un dono di questo nostro percorso, che sono i ragazzi dell'Ars Canto di Parma. Eccoli qui. Ringraziamo anche il maestro Gabriella Corsaro. Bentrovati alla 11ª edizione di questo nostro percorso in memoria e in onore al santo Giovanni Paolo II. Un percorso che nasce, pensate, 13 giorni dopo la sua morte, ogni anno va avanti e viene portato da 2 anni all'interno delle carceri minorili, perché, come avete sentito nella presigla, noi vogliamo dare quei messaggi che Giovanni Paolo II ci ha dato, e soprattutto, ecco, vivere quella responsabilità
di essere coloro che con l'amore vincono l'odio e i mali del mondo. E in quest'anno della misericordia, ecco, siamo rimasti fuori da questo percorso perché ci sembrava doveroso dedicare al Santo Giovanni Paolo II un'edizione proprio qui da Roma. Signore e signori, Rosalia Misseri, eccola qui. Buonasera. Buonasera. Fatti salutare. Rosalia, beh, è bello stare qui, è bello ricordare Giovanni Paolo II, a cui tu sei tanto legata. Sì, abbiamo aperto vedendo Giovanni Paolo II che faceva visita al suo attentatore, un'immagine molto forte. Il nostro pensiero va a tutti quei ragazzi detenuti nel nostro paese, a quei ragazzi ai quali è dedicato questo percorso di comunicazione sociale, ai ragazzi a cui offriamo l'esortazione del Santo Padre in occasione della 12ª Giornata Mondiale della Gioventù, e lo facciamo con queste parole. Durante la Giornata Mondiale della Gioventù penso a voi che attualmente siete in carcere. La vostra situazione non deve portarvi alla disperazione. Portate in fondo al cuore sofferenze legate alle cause della vostra detenzione attuale. La Chiesa resta a voi vicina. Vuole testimoniare la speranza che Cristo ci porta. Nessun atto può privarvi della dignità di figli di Dio. Cari giovani, abbiate fiducia. Lasciatevi riconciliare da Cristo. Possiate ottenere la pace interiore grazie al pentimento, al perdono di Dio e al vostro desiderio di condurre ormai una vita migliore. Con l'aiuto delle vostre famiglie, dei vostri amici e della Chiesa, mi auguro che possiate ritrovare il posto che vi spetta nella società, dove avete cura di lavorare al servizio dei vostri fratelli, nel rispetto della loro persona e dei loro beni. Grazie a Giacomo Battaglia, un grande attore, un grande amico. E io inviterei il dottor Cascini, Francesco Cascini, capo dipartimento della giustizia minorile e di comunità, a raggiungerci qui sul palco. Prego, dottor Cascini, buonasera, benvenuto. Questi ragazzi all'interno degli istituti penali minorili vengono rieducati e hanno, quando escono, una marcia in più, perché questo percorso di rieducazione li porta anche ad acquisire delle professionalità che devono e vanno spese nel mondo del lavoro. Buonasera a tutti, grazie per questo invito e per questa iniziativa. Si riesce sui giovani autori reato a fare degli investimenti importanti. È importante sottolineare che una minima parte dei ragazzi sono detenuti negli istituti, sono circa 400 i ragazzi che sono nei 19 istituti minorili, mentre la grande maggioranza sconta la pena con misure diverse dal carcere sul territorio, e questo offre maggiori opportunità di reinserimento, di contatto con le famiglie. Il lavoro che stiamo tentando di fare anche sui giovani adulti e sui più grandi è quello di portare queste persone a scontare le proprie pene sul territorio, a pagare attraverso percorsi di riparazione nei confronti della vittima e della società, con dei comportamenti attivi che non siano semplicemente lo stare in carcere, ma fare delle cose per riparare agli errori commessi. Grazie mille, grazie. Avremo modo di continuare a parlare anche di questo mondo, affidando poi le conclusioni anche al sottosegretario alla giustizia, che saluto, così come saluto tutti gli ospiti e le autorità presenti in sala. È un'autorità straordinaria, la sto vedendo col suo sguardo dolcissimo, è il primo artista che ci porta a consegnare il premio che questa sera vogliamo dare a diverse persone che in qualche modo ci riportano all'opera di Giovanni Paolo II.
Beh, lui è un grande testimone di solidarietà, è un grande attore, è un grande uomo, è un nonno speciale, ma ce lo racconterà lui, soprattutto in un incontro che ha fatto con Giovanni Paolo II. Signore e signori, Lino Banfi. Venga, maestro. Che gioia averla qui, grazie mille, grazie. E vorrei subito ricordare con Lino Banfi un incontro che io so, perché me l'ha raccontato anni fa, che lui porta nel cuore, con quegli occhi straordinari di quell'altro nonno. Faccio questo lancio, Lino. Dunque, io ho avuto questa esperienza bellissima, che già sarebbe stata una bellissima esperienza anche se non fosse diventato santo quest'uomo. Immaginatevi dopo. Io ho una foto che questo Papa m'accarezza così prima di farmi la comunione a Piazza San Pietro, perché i giorni in cui ci fu il concilio ecumenico, allora il giorno degli artisti, mi ricordo c'era il grandissimo Alberto Sordi che parlò per tutti noi, io ero piccolo di fronte a questi grandi nomi. A un certo punto io già avevo conosciuto Papa Wojtyła, il suo cardinale, sua eminenza Popard, francese, mi portò da lui, mi disse questo è il nonno d'Italia, e capì dagli sguardi, dal sorriso che mi faceva, accarezzandomi già lì questa udienza breve, che aveva visto forse qualche puntata, o aveva intravisto qualche puntata del Medico in Famiglia. Fra l'altro io sto scappando adesso, sono ancora mezzo trucchetto, vedete, perché sto facendo la 10ª serie del Medico in Famiglia, ormai il nonno d'Italia. E allora stavo lì in mezzo a centinaia e centinaia di attori, registi, di tutti, insomma, noi dello spettacolo, quando arrivò Monsignor Pastore, credo si chiamasse, del cerimoniale. Lino, vieni, che c'è? Vieni che Sua Santità deve fare la comunione a uno di voi e la vuole fare a te, davvero. Quindi aspettai la coda in mezzo alla gente che comunicava a lui, e quando arrivai lì mi ricordo di Sua Eminenza Popart che disse: si ricorda Santità il nonno d'Italia? Si vede che lui un po' si ricordò di questa cosa e m'accarezzò e poi mi fece la comunione. Quindi ho questa foto con quest'uomo che m'accarezza. Vi potete immaginare la gioia mia ogni volta che sto lì seduto alla scrivania, mi vedo questo davanti, per me è una protezione, è come aver vinto un piccolo Oscar, credetemi. Grazie. E un Oscar l'abbiamo vinto anche noi questa sera con questa presenza, che vogliamo, ecco, segnare con il ricordo del nostro premio, il premio che le consegniamo. Quindi Rosalia, se mi raggiungi, io vorrei anche far arrivare Luciana Loprete, che è il presidente dell'Unione Italiana Ciechi di Catanzaro. Eccola qui, è arrivata. Ciao. Prego, arriva il premio che diamo a Luciana, che consegna al nostro grande maestro Lino Banfi con questa motivazione. C'è, diciamo, la legge, Rosalia? Motivazione, sì. Lino Banfi, sempre attivo, con dedizione, generosità ed in modo totale, discreto e disinteressato, è esempio di ampio e articolato impegno sociale. La sua profonda sensibilità lo porta ad essere costantemente presente all'interno di numerose attività solidali, mettendo in pratica quotidianamente uno dei grandi insegnamenti del Santo Padre. L'amore è la forza costruttiva di ogni positivo cammino per l'umanità. A Lino Banfi il premio nella memoria di Giovanni Paolo II. Complimenti. Al nonno d'Italia. Grazie, grazie. Luciana. Grazie. Volevo solo dire un'altra cosa, che sono forse l'unico attore mondiale che ha avuto un'ora di colloquio con Papa Ratzinger dopo che ha lasciato il pontificato. Sono stato con lui a chiacchierare, ha detto mi racconti tutta la sua vita, e io raccontai tutto di me, del seminario, ma la cosa che mi ha scioccato in bene è che conobbi queste tre suorine che lavorano per lui, stanno lì ad accudire questo grande uomo, e sono tutte e tre pugliesi,
questo. Io sono di Martina Franca, Lino, sono la Suor Teresa, io sono di San Severo. Io so, ah sì, dico, che cosa gli fate mangiare a Sua Santità? Dice, tutte cose pugliesi. Così io poi, quando entrai, glielo chiesi. Dico, è vero Santità che mangia delle cose pugliesi? Fa sì, burrata, mi piace la burrata. Beh, credetemi, queste sono cose indelebili che entrano nella vita di ognuno di noi. E sono contento, grazie, grazie, grazie di a cuore. Lei. Grazie a lei, maestro, grazie. Luciana, mi saluti al volo i ragazzi, perché dovete sapere che Luciana ogni volta che poi andiamo agli istituti penali, si incontra, passa più tempo con i ragazzi che poi sul palcoscenico. Dai, al volo un messaggio grazie. Ai ragazzi che ci stanno seguendo. Grazie. Quando siamo stati nel carcere, prima al Malaspina di Palermo, ma poi a Nisida, è stata veramente un'emozione, perché noi che siamo un po' prigionieri della disabilità, ci siamo resi conto che alla fine non ci sono barriere che reggano o che tengano per dare un messaggio di pace, di speranza e soprattutto di far capire il valore della vita. La vita è una e deve essere ricca di contenuti. E quando ci siamo ritrovati davanti a quei ragazzi, dietro quei fisici grandi, ma poi delle anime da bambino, di 3 anni, di 4 anni, ragazzi cresciuti per strada, lì abbiamo detto no, dobbiamo tutti far qualcosa. Noi questa possibilità non sempre l'abbiamo avuta, ma loro ce l'hanno, quindi aiutiamoli ad individuare il vero percorso, il percorso più bello per vivere la vita. Grazie, grazie Luciana. Motivo io, mentre usciamo, la presenza della figlia che si chiama Carol, ecco, anche questa è amore verso Giovanni Paolo II. Ti lasciamo, Rosalia. Grazie. Oltre ai ragazzi detenuti, altri protagonisti della serata sono gli artisti diversamente abili. Questa sera con noi i ballerini di Ambra Bianchini, che ci accompagneranno nel loro mondo attraverso le loro sensazioni meravigliose. Signore e signori, su coreografia di Ambra Bianchini, i nostri ballerini speciali, gli artisti sordi. Il primo paradiso è quello naturale, di quando eravamo dentro alla mela. È un segno sulla sabbia di nuova umanità. Trasporta con sé. Il terzo paradiso, oh, 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 poi non ne avremo più. È un regno da regnare e si è fatto tardi. Della mela uscivamo dalla natura, adesso entriamo nel terzo paradiso, integrando pienamente la vita artificiale nella vita naturale. È l'opera planetaria di cui noi tutti siamo gli autori. Il terzo paradiso, la nuda proprietà. Straordinari.
i nostri ballerini sordi. Rosalia, vedi, è la straordinaria forza delle abilità diverse. La prova che si sente più col cuore che con le orecchie. Ora facciamo un applauso di quelli rumorosi per Ambra Bianchini, la loro coreografa, che ci raggiunge insieme a Franco Fasano, il nostro consulente artistico. Complimenti. Beh, c'è tanto lavoro dietro, Ambra, Tanto, tanto. Io devo dire una cosa, perché bisogna dire la verità, soprattutto di fronte a un gigante come quello che abbiamo nel nostro Ledwall. È una doppia abilità diversa questa sera, perché gli spazi erano improponibili per fare quello che avete fatto. Quindi grazie doppio, un applauso che meritate doppiamente. Grazie di cuore. Allora, diamo il premio, lo facciamo entrare e consegna Franco Fasano. A tutti voi, straordinari artisti. Tanti, Franco, tanti complimenti. Avvicinati, perché tu hai un legame particolare in questo nostro evento, perché io ricordo quando era l'anno 2000, sì, nel giubileo del 2000, un po' un tuo brano divenne una sorta di inno laico di quel giubileo. Era il brano Da fratello a fratello. Beh, come vivi questo ricordo e soprattutto come vivi il ricordo del Santo Papa? Ma sicuramente questa è una di quelle canzoni che è rimasta nel cuore di tutti, e ogni volta che mi capita di incontrare anche i bambini scopro che le insegnanti, fin da quando sono piccoli, addirittura organizzano dei musical, delle recite con quella canzone. Oh. Sì, sì. Grazie, grazie mille. Straordinari. Giovanni Paolo II, nella lettera agli artisti del 4 aprile del 1999, si rivolgeva agli artisti con queste parole. Attraverso le opere realizzate, l'artista parla e comunica con gli altri. Chi avverte in sé questa sorta di scintilla divina, che è la vocazione artistica, di poeta, di scrittore, di pittore, di scultore, di architetto, di musicista, di attore, avverte al tempo stesso l'obbligo di non sprecare questo talento, ma di svilupparlo per metterlo al servizio del prossimo e di tutta l'umanità. È un grande artista, un grande maestro, lo ascoltiamo in questo contributo. Signore e signori, Giorgio Albertazzi. Lui era un attore, è stato attore, era un uomo molto bello, molto fascinoso, rigoroso, illuminato, cioè aveva un alone, aveva qualcosa in più delle persone normali, certamente. E ho inciso le sue poesie. Ho inciso le sue poesie per un gruppo di polacco della famosa Madonna sua, di cui lui era devoto. E non so che fine ha fatto questa registrazione. Doveva essere usata per l'insediamento del nuovo Papa. E io ho inciso queste poesie e non solo sono le sue poesie, ma sono accompagnate da delle immagini di lui che scia, di lui che cammina in montagna, di lui solitario, con questa bellissima figura nella natura, insomma. Che persona importante, che ti ricordo indimenticabile, quel libro sulla sua cassa, che credo sia il Vangelo, che si apriva col vento automaticamente, come se una misteriosa mano lo aprisse. Grazie a lui di essere stato con noi. Grazie. Ringraziamo il maestro Albertazzi per queste straordinarie parole. Grazie al maestro Albertazzi abbiamo avuto modo anche di ascoltare di Giovanni Paolo II, sportivo, questo amante dello sport, questo papa sportivo. Beh, la prossima ospite che ci raggiungerà da qui a poco sul nostro palco è una campionessa a 360 gradi, molto legata a Giovanni Paolo II, una sportiva, una cantante, una grande artista. Signore e signori, Annalisa Minetti.
Annalisa, buonasera. Che bello averti qui, la nostra campionessa. Sono molto emozionata, buonasera a tutti. Stavo godendo di alcune parole prima. Io ho avuto il grandissimo onore di ricevere il messaggio di fede da Giovanni Paolo. Siamo state quattro donne in tutto il mondo perché appunto al ritorno dalle Paralimpiadi lui non credeva fosse possibile io in due anni potessi dal nulla vincere una medaglia d'oro. E invece insomma questo è successo. È successo semplicemente, lo dico sempre, che la prima medaglia che ho indossato quel giorno era il rosario. Quando ho corso, ed è questo che poi di fondo è stato poi premiato da lui, perché quando ho corso avevo questo rosario che è uscito dal corpetto e batteva sullo stomaco e mi dava esattamente il ritmo gara. E quindi questo mi ha accompagnato poi fino al traguardo. E questo, Annalisa, possiamo... Se sei d'accordo possiamo dedicarlo e mandarlo a quei ragazzi che dagli istituti penali minorili ti dirò ascoltano. Anche questo mi ha l'ironia della sorte, mi ha colpito molto perché io ho vinto i miei campionati del mondo subito dopo le Olimpiadi vestendo la maglia delle Fiamme Azzurre, perché io ero un atleta della penitenziaria. Quindi come ci si ritrova, visto? Ho corso rappresentando appunto quei luoghi e avevo anche un grandissimo sogno insieme a Marcello Tolu di poter portare poi lo sport come mezzo riabilitativo all'interno delle carceri e poter comunque riabilitare i minori e dargli la speranza non solo di essere riabilitati in quanto attraverso lo sport e quindi attraverso mezzo di comunicazione, perché lo sport è questo, ma poter utilizzare lo sport realmente per sognare di diventare un atleta. E ci è stato detto: no, questo è un premio e questi ragazzi non vanno premiati. Vi dico questo perché questo mi debilitò moltissimo. Pensai che quella che noi oggi stiamo sostenendo, cioè la seconda possibilità, a questi ragazzi per qualcuno non veniva data. Loro non dovevano essere premiati, ma solo puniti. Ecco, neanche con i bambini, neanche come mamma alle prime armi, ho mai pensato che mio figlio dovesse essere solo punito. La punizione c'è quando si commette un errore, ma per riabilitarlo a ciò che c'è di più corretto, a ciò che è giusto. Quindi è giusto pagare per poi avere una seconda opportunità. Nessuno nasce aggressivo, nessuno nasce violento, lo si diventa purtroppo perché gli accadimenti della vita a volte ci danno dei traumi enormi e non sappiamo sempre reagire nel migliore dei modi. I nostri ragazzi sono il futuro e vanno tutelati. Detto da te assume un significato ancora più importante. Grazie. Grazie Annalisa. Facciamo una cosa, noi abbiamo questa sera voluto omaggiarti con un'opera di un amico, allora, di questo programma. Non si può stare comodi, vedi, anche questo è sacrificio. Anche perché la mia vera disabilità non è non vedere, è stare sui tacchi. Allora, noi vogliamo omaggiarti con un'opera particolare. Entra il maestro Sini Scalchi, eccolo qui. Vieni Giuseppe. Annalisa, benvenuto. È un premio che... noi vogliamo dare a te, è un quadro che ha un profondo significato, ce lo dice direttamente l'autore che te lo consegna. Grazie innanzitutto, grazie a tutti, sono davvero onorato di questa presenza. Ho pensato ad un denominatore comune tra noi e un non vedente, un cosmo immaginario, perché nessuno dei due potrà mai vederlo. Questo vuol dire ricondurre l'uomo al valore fondante dell'umiltà, tanto elogiato anche da Papa Wojtyla. E vuol dire soprattutto considerare cosa siamo veramente nel cosmo. Grazie, grazie al maestro Sini Scalchi. Grazie Annalisa, mille. Te lo facciamo trovare sotto perché ora un regalo io lo chiedo a te. Grazie, sì. Grazie maestro. Mi aiuti ad introdurre un maestro che ti accompagna questa sera? Dai, assolutamente lo chiami sì. Tu, lo chiami è tu. È colui che riesce a tramutare tutte quante le mie emozioni in musica, il maestro Tedeschi. Prego, maestro, buonasera, benvenuto. Anche a lei, e ora penso che ti puoi sedere. Sì, vero? Io vado a godermi la voce straordinaria. Grazie mille. Di Annalisa Minetti. Domenico, giusto dimmi. Per indicazione, il maestro è dinanzi a me? Il maestro è di fianco, alla quindi. Tua destra. Perfetto, grazie. Annalisa Minetti. Mm.
silenzio dentro l'anima che è lontano da me, la forza che sale è un muro che cade. Sento che tutto cambia intorno, come la mia vita, come un canto sarà. Voglio di sentire la verità. Grazie. Annalisa Minetti. Complimenti. Grazie mille. Grazie maestro. E donna straordinaria, oltre che voce straordinaria. Beh, anche tu Rosalia, non scherzi. Grazie Annalisa. Ho potuto godere dell'arte di Rosalia più volte nel suo musical, svariati musical che ha affrontato quanto protagonista, ed è veramente una grandissima artista. Facciamo lei un grandissimo applauso. Grazie. Grazie. Chi mi riprende e mi riporta via? Se mi dai l'onore ci sono io. Grazie ad Annalisa Minetti. Grazie mille. Ancora un applauso per lei. Le vicende dei migranti e le dolorose difficoltà dei rifugiati, talora non sufficientemente considerate dalla pubblica opinione, non possono non suscitare nei credenti profonda partecipazione ed interesse. Intendo invitare vescovi, parroci, persone consacrate, gruppi parrocchiali, associazioni ecclesiali e di volontariato a prendere sempre più profonda consapevolezza di questo fenomeno. Con queste parole del Santo Papa dedichiamo ai migranti questo brano del maestro Frisina, Signori e Signori, Pacem in Terris. Thank you.
grazie, grazie al nostro coro, al nostro maestro. Momento questo della pace che ci porta al prossimo premio, lo consegniamo alla comunità Sant'Egidio, ritira il professor Adriano Roccucci, premia Monsignor Antonio Ciliberti. Prego. E arriva il premio che Monsignor Ciliberti consegna al professore per la comunità di Sant'Egidio. Grazie. Allora, professore, intanto grazie di questa presenza, so che ci porta anche i saluti del presidente, del professor Riccardi. A lei un grazie per tutto quello che la comunità fa. Grazie a voi, grazie per questo premio, un incoraggiamento. Noi riteniamo ancora molto vivo il messaggio di Giovanni Paolo II, che disse la pace è un cantiere aperto ai tanti artigiani che vogliono impegnarsi. Ed era il 1986, convocò in quella straordinaria giornata ad Assisi i rappresentanti delle grandi religioni mondiali per pregare per la pace. La sfida della pace da allora purtroppo non è venuta meno. Lo sappiamo, lo vediamo nel nostro mondo, Papa Francesco ha parlato di una terza guerra mondiale a pezzi, a pezzetti, e ancora c'è bisogno di questi artigiani. E Giovanni Paolo II ha dato un messaggio molto importante, che tutto è possibile a chi ha fede, e che gli uomini di fede, in modo di portare i cristiani con le armi del Vangelo, dell'amore, del dialogo, possono cambiare la storia. Grazie, grazie e un grazie particolare, consentitemi di farlo, Monsignor Ciliberti, perché beh, è il Vescovo con cui questo percorso è nato. 13 anni fa, in quel di Catanzaro, il 15 aprile, eravamo insieme sul palco al maestro Daniele Piombi a celebrare questa straordinaria figura. Ne approfitto per dirlo ufficialmente. Grazie, Eccellenza. La nostra gratitudine comunitaria deve essere piuttosto rivolta a questo grande uomo, questo grande pontefice e grande santo, Giovanni Paolo II, il quale è interprete delle indigenze di questa nostra umanità, ma insieme del suo processo di sviluppo e di maturazione costante, ha dato a tutti una indicazione precisa, che è costituita dalla via che gli ci ha tracciato. Grazie, grazie Eccellenza, grazie ancora una volta alla comunità, grazie mille, prego, e io lascio la parola alla nostra Rosalia che dà ancora una volta voce a Giovanni Paolo II. Prego Rosalia. Nella Dives in Misericordia, Giovanni Paolo II fa riferimento alla parabola del figlio prodigo. Sono tante le persone ritornate al Signore attraverso strumenti della speranza e della misericordia. Ascoltiamo una straordinaria testimone di ciò che ci riporta a quanto Giovanni Paolo II ha lasciato in lei come segno. Lei è Chiara Ammirante e la vediamo in questa RVM. Giovanni Paolo II è stato un uomo straordinario, un gigante di santità che non solo ha lasciato un segno nella storia, ma vorrei dire ha cambiato la storia e sicuramente ha cambiato la storia di tutti noi che abbiamo avuto la grazia di averlo come padre, come pastore. Sono tanti momenti della mia vita in cui lui ha lasciato un segno forte, in particolare ricordo il mio primo incontro con lui, che è stato anche molto sorprendente perché io ero stata inventata a raccontare a un incontro di Giovanni Paolo II con i giovani, un po' quella che era la mia storia con i ragazzi nella strada, era appena iniziata questa avventura di Nuovi Orizzonti e all'improvviso si è presentato lui fuori programma come era solito fare, poi ho avuto la possibilità di parlare personalmente con lui e mai dimenticherò questo incontro così intenso, quello sguardo che ti portava subito questa apertura nel cielo e mi è sempre stato di sostegno questo suo accompagnamento di padre proprio in quel primo periodo in cui iniziava questa discesa negli inferi. Questo mettermi in ascolto del grido del popolo della notte, che non immaginavo essere un grido così terribile e così inascoltato. Ero partita senza
avere la più pallida idea di cosa fare per rispondere a questo grido, ma con questa certezza che l'amore vince, l'amore è più forte, l'amore fa miracoli perché Dio è amore. Sotto questo cielo azzurro, se oggi sono qui con te, il tempo scorre e non si ferma, i tuoi occhi sono su di me. Dimmi dove stai andando, il cuore viaggia via con te. Non aver paura di rischiare, giocati la vita con stupore. Grazie a Roberto Bignoli per essere qui con noi. No, grazie a te per avermi invitato a condividere questa bellissima serata dedicata a un uomo che io ho avuto modo di incontrare personalmente più volte. Un uomo che ha detto non abbiate paura. Non abbiate paura. Roberto che ci canta non temere. Direi che oggi soprattutto in questo clima in cui la parola sembra una sorta di virus che ci sta quasi traumatizzando, credo che la misericordia questa sera si tramuti poi in un senso di gioia, la cui gioia Giovanni Paolo II diceva non abbiate paura, ma qui bisogna anche credere il perché e il per come. Quando Cristo è nella tua vita, entra nella tua vita, non si ha più paura di nulla, di nessuno. Grazie a Roberto Bignoli. E Roberto, rimani qui perché insieme a te ora vediamo un'altra persona che ama tantissimi i giovani, in modo particolare i bambini, una donna amatissima dagli italiani, forse qualcuno avrà capito già chi è, Lorella Cuccarini. Io ho avuto il privilegio di incontrare Papa Wojtyla due volte nella mia vita. Una volta negli anni 90 ero la conduttrice di un concerto di Natale e facemmo un'udienza privata insieme a lui con tutti i cantanti che partecipavano al concerto. Me lo ricordo con grande simpatia perché nel momento in cui mi presentarono come conduttrice lui disse: io conosco solo, fino ad ora ho sempre conosciuto solo conduttori di tram. Io gli risposi che più o meno, insomma, era una conduttrice televisiva, portavo a termine una trasmissione. E poi molto più avanti, poco prima che ci lasciasse, era un'udienza del mercoledì mattina insieme alla mia associazione a 30 ore per la vita, e lì ebbi una fortissima emozione perché vidi quest'aura magnifica e avevo veramente la sensazione di trovarmi di fronte a un uomo che era già santo, un ricordo che non dimenticherò mai. Buona serata a tutti e un abbraccio fortissimo a tutti gli artisti che si esibiranno questa sera. Buona serata. Monsignor Fisina, venga qui perché ora ritocca a lei con questa straordinaria orchestra, il coro che ringrazio. Ascolteremo un brano che è stata la colonna sonora proprio del film Giovanni Paolo II. Lei avrà sicuramente tantissimi ricordi, ha rappresentato dei momenti della sua vita proprio con le sue opere, con i suoi brani. Beh, uno in modo particolare. Ero ancora diacono e fu il primo oratorio che scrissi per lui quando venne in visita al seminario romano, in cui era l'anno dopo l'attentato, nell'82, e scrissi per lui nell'oratorio sull'Annunciazione un brano chiamato Non temere, perché parlava del non temere che l'angelo dice a Maria, non temere però che dice anche ad Abramo, a Mosè, e avevo messo una strofa: Pietro, no, non temere, se il Signore ha scelto la tua fede povera per convincere il mondo, apri il cuore, non temere, egli sarà con te. Alla fine del concerto, dopo anche la cena con cui si era intrattenuto con i seminaristi, mi chiamò e io ero
diacono, quindi immaginatevi l'emozione, mi guardò con i suoi occhi penetranti e mi disse: il Papa non deve temere. E allora ho capito che lui aveva capito tutto, e quello fu uno dei primi momenti forti che poi abbiamo avuto sia io che il coro della diocesi, con l'orchestra, anche tanti altri momenti. Ma credo che quella partenza, io divenni prete un mese dopo, fu per me un momento grandissimo. Bene, un momento grandissimo, ora lo viviamo su questo applauso con questo brano, colonna sonora del film Giovanni Paolo II. Prego. Il cinema, la televisione, la stampa sono mezzi importantissimi di comunicazione. Il prossimo premio lo consegniamo a colui che ha dedicato al Santo Papa un'appassionata e precisa attività di comunicazione. Accogliamo qui sul palco Monsignor Powell Tasnik. Buonasera e grazie per essere qui. Monsignor Tarsia, mentre ci raggiunge Don Antonio Tarsia, io prima di consegnarle il premio vorrei, ecco, uno dei suoi tanti ricordi anche di Giovanni Paolo II, soprattutto, ecco, in questo percorso che noi facciamo dedicato ai ragazzi, per i quali anche il Cardinale Zivic diverse volte proprio in questa trasmissione ha lanciato dei messaggi straordinari, ecco, vorrei consegnarli quei ragazzi per continuare ad alimentare loro quella vera e concreta speranza che attraverso la fede c'è e arriva. Sarebbe difficile indicare un momento speciale, perché ho avuto la grazia di stare e collaborare con Giovanni Paolo II per 10 anni, essere di aiuto nella stesura dei testi. Sono onorato di questo vostro premio, tanto più che il testimoniare di Giovanni Paolo II e di propagare il suo insegnamento ritengo un mio dovere, perché questi 10 anni sono stati forse i più belli della mia vita. Grazie, grazie. Monsignor Tarsia, facciamo entrare il premio che diamo a Don Antonio Tarsia, che salutiamo, componente della nostra giuria, ecco, che lo consegna a Monsignor Powell Tasnik. Don Antonio Tarsia è colui che ha donato al mondo la storia a fumetti di Giovanni Paolo II. Cosa ti disse quando si vide a fumetti? Cioè, prima di tutto si è messo a ridere. Dice: io a fumetti,
però noi avevamo chiesto prima al segretario tutti i permessi per farlo, perché certo, era il primo fumetto che si facesse una persona vivente. E mi ha detto solo: fate bene a fare cose per i bambini, perché i bambini vanno educati alla cultura, all'amore e alla religione. Il futuro del mondo. Grazie, grazie ancora a Monsignor Ptasnik, grazie a Don Antonio Tarzia. Rosalia, mi accompagni tu stesso gli ospiti che raggiungono l'uscita e noi ora siamo nelle conclusioni e vorrei sul palco qui insieme a me il sottosegretario alla giustizia, con delega proprio alla giustizia minorile, il dottor Cosimo Maria Ferri, col quale andremo un po' a tracciare la fine di questo percorso, un percorso che già pensa alla prossima edizione. Buonasera dottor Ferri, grazie, grazie per questa presenza. Non ci stanchiamo di dire a tutta la società civile che ha il dovere di riaccogliere nella società, battendo i pregiudizi, questi ragazzi che si riconsegnano a noi come uomini migliori. Sì, grazie a voi. E devo dire, Giovanni Paolo II camminava molto, non si stancava mai, era un camminatore e ci ha insegnato molto, quindi a davvero cogliere il senso delle nostre azioni, a riflettere e aiutare gli altri. Quindi anche nel settore della giustizia minorile, noi stasera vi ringrazio, ma quotidianamente dobbiamo cercare sia all'interno dei nostri istituti penitenziari minorili che aprendoci alla società civile, quel carcere aperto che soprattutto nel minorile ma anche negli adulti deve integrare. Oggi nelle nostre realtà penitenziarie esiste già molto volontariato, ma noi dobbiamo far conoscere queste realtà e queste storie anche alla società civile, che siano pronti ad accogliere questi giovani una volta recuperati, che molte volte hanno alle spalle anche la fragilità della famiglia. E quindi ecco il ruolo di chi fa parte delle istituzioni della società a trovare una seconda strada a questi giovani che hanno sbagliato. Giovanni Paolo II ci ha insegnato a ricostruire, a rigenerare, a perdonare, però a far capire a chi ha sbagliato l'errore, e quindi partire dall'errore, partire dalla riflessione per cogliere gli sbagli fatti e poi però provare una ricostruzione seria per ripartire. Quindi il messaggio che vogliamo portare ai minori e alle minorenne detenute è quello che può esistere lo stesso una felicità e una serenità se voi lo volete veramente. Se voi dimostrate di volerlo, c'è qualcuno comunque pronti a darvi questa possibilità e ad accogliervi. Quindi questo vuol dire solidarietà e sussidiarietà, di cui ci parlava prima anche l'eccellenza Vescovo, e che sono stelle polari che devono guidarci tutti i giorni. Quindi grazie Domenico Carreri, grazie a tutti voi e complimenti al coro che ci ha accompagnato in tutta la serata. Grazie. Grazie a lei. Grazie, anche questa è misericordia. E noi chiudiamo. Rosalia, un grazie particolare. Proseguitemi questo applauso. Eccomi. Perché lo merita colei che, grazie, ha accettato questo invito in modo incondizionato, veramente. Quindi spero di essere stata una buona spalla per te. Mi hai tenuto, no, a battesimo stasera. Beh, questo è una cosa che mi inorgoglisce. Mi hai portato anche una grande fortuna e me ne porterai ancora sicuramente. Grazie, facciamo, grazie. Un applauso per Rosalia, maestro Fisina, l'orchestra e il coro. Buonanotte. Buonanotte.